Nella giornata di oggi sono cominciate ad uscire le recensioni di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e sono veramente entusiaste. La critica specializzata ha accolto il nuovo titolo in esclusiva a Nintendo con dei voti strepitosi. Ovviamente, come è lecito che sia, la popolazione di videogiocatori possessori di Nintendo Switch si sta iniziando a leccare i baffi per un videogioco che uscirà nella giornata di domani. Tuttavia, la considerazione dalla quale voglio partire per realizzare questo video è una considerazione, secondo me, abbastanza estremista, che, vi dico la verità, non mi trova particolarmente d'accordo, vi voglio provare a spiegare il perché e, chiaramente, mi piacerebbe ovviamente sapere anche il vostro punto di vista. In un periodo in cui tutti rincorrono la grafica, i 4K, i 60 fps, l'SSD super rapido, i trigger del DualSense, Nintendo su un hardware, possiamo dirlo, abbastanza modesto, facendo leva unicamente su creatività ed originalità, fa le scarpe a tutti. Ci tengo assolutamente a precisare, posso assolutamente comprendere che in un momento di entusiasmo si possa arrivare a dire ok, Nintendo fa le scarpe a tutti, ma contemporaneamente credo che questa affermazione non renda giustizia all'ottimo lavoro che fanno anche altri sviluppatori per l'industria del videogioco e che seguono una strada diversa da quella di Nintendo. Ovviamente potrei sbagliarmi, ora qui di seguito sto andando a leggere tra le righe di questa affermazione, ma in generale la mia percezione, poi ripeto ovviamente potrei sbagliarmi, ma la mia percezione è che chi afferma questo è come se stesse sottintendendo che, vedete, i videogiochi devono puntare unicamente sul gameplay e gli altri videogiochi che rincorrono la grafica, che rincorrono la tecnologia, sbagliano. Quindi Nintendo fa le scarpe agli altri perché, vedete, punta sul gameplay e non sulla grafica. Ebbene, perché non sono d'accordo con questa affermazione? Perché secondo me sono necessari entrambe le tipologie di videogiochi. Cioè, secondo me una non esclude l'altra. È un bene che esistano i grandi sviluppatori come Nintendo che fanno progredire il mondo del videogioco, ma secondo me è importante egualmente che esistano i grandi sviluppatori che non inventano niente ma alzano l'asticella qualitativa. Ed infatti, anche sotto il profilo della critica specializzata, sì, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom e Breath of the Wild hanno voti altissimi, ma paragonabili a quelli di Red Dead Redemption 2. Come dire, sono due facce della stessa medaglia. Red Dead Redemption 2 non ha innovazioni nel gameplay, è tutto basato sul rappresentare un mondo di gioco credibile. Se vogliamo, Red Dead Redemption 2 propone uno stile di gioco che affonda le sue radici nella formula di GTA 3 PlayStation 2, no? Se vogliamo, quindi è un videogioco vecchio come gameplay. Ma la sensazione di esperienza, di credibilità che offre un videogioco che punta anche sul comparto tecnico, la può dare un videogioco solamente che punta anche sul comparto tecnico. Cioè, secondo me sono proprio dei linguaggi diversi. Sapete, avete presente quando ci sono quelle persone che disprezzano i videogiochi Nintendo dicendo «Ah, sono videogiochi per bambini?» Ecco, questa affermazione è un'affermazione estremista che tende a screditare i videogiochi Nintendo semplicemente perché non hanno una grafica fotorealistica. E non mi trova d'accordo, ovviamente, questo aspetto. Ma esattamente come non mi trova d'accordo questa affermazione, non mi trova d'accordo neanche la sua opposta, cioè che i videogiochi Nintendo siano belli in quanto non hanno una grafica fotorealistica. Non è vero, cioè secondo me proprio non c'entra nulla. Cioè secondo me, dal mio punto di vista, una cosa non esclude l'altra, cioè un The Last of Us, un Red Dead Redemption 2, un The Witcher 3 necessitano di una grafica fotorealistica per raccontare delle storie di giochi che possano essere credibili. Sono l'equivalente nel mondo del videogioco dei film. I videogiochi Nintendo invece sono l'equivalente nel mondo del videogioco dei cartoni animati, dei film d'animazione. Cioè il Re Leone non è migliore o peggiore del Padrino, sono semplicemente dei linguaggi diversi. È importante che esistano i film d'animazione ed è importante che esistano i film con attori in carne ed ossa. Per me nel mondo del videogioco è la stessa cosa. Secondo me sono egualmente importanti entrambe le scelte, appunto, di sviluppo. Questo è quello che penso. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate.